capitano. Ne capitano anche altre, tipo specialmente quando c'è di mezzo Maurizio Mosca a casa Mosca. Era vestito di viola? No, però ho toccato la Ferrari. Antonio! La sigla è sempre bellissima, no, e lui è sempre in forma. Basta! Guardiamo gli altri re della fantasia, Savici, Boxis, Lazio, Zola, Parma. A proposito del Parma, c'è da dire che sia il Parma, notizia dell'ultima ora, ma la interessa Antonio Manes, Enzo Manes, sia il Parma, sia la Juventus hanno rinunciato a Figo. Sì. In serio? Sì, allo spagnolo Figo. Poi allo spagnolo, il portoghese invece lo vogliono ancora. C'è ancora fissa, Dribbling, qui ha parlato Trapattoni. Ma dai, beh, dai, è tornato? Ascoltiamolo. Il merito è atto a questa nuova gestione che ha completato il mosaico, ha completato il quadro. Diamo valore a Rippi che sta facendo un ottimo lavoro. Bravo. E sono primi meritatamente e quindi direi che le squadre si formano attraverso questi rosoni che vengono... Questi rosoni? Ma aveva detto tutto giù. Vengono completati. Ma perché? Non lo so. Ma trap! Ma trap! Qui c'è ancora Maurizio Mosca. Allora, tu tiri da fuori area 20 metri una legnata, un tiro fa tan e va via. Uno va qui e gol. Non dirmi che l'hai centrata perché vada sotto Maurizio, di un millimetro. La soluzione è che hai colpito la palla un centimetro più in alto di quella che doveva colpirla. Ma va bene, ma non è che tu hai il piede, hai capito? Dire che il piede prende le forme, il tiro, il prende le forme. No, tu gliele dai le traiettorie. Ma le forme? Traiettoria, ma non le forme giuste. Ma che forme di cosa? Le forme della porta. Un errore che prende il palo, ma è un errore perché il palo non c'è nessuno che all'improvviso tu fai il tiro, arriva uno e mette il palo. Il palo è lì dall'inizio. Ma dai, lui, scoop. Lui ha giocato, però, Devo dire che... E cosa devo dire? No. Allora, si parla di influenza. Come, poveretto, perché gli vuoi far fare influenza? No, sì, adesso. Mi avete già tenuto... Io sono 10 anni. Mi avete già tenuto in panchina domenica. Ma io so, pirovano lì, l'altro pirovano, l'altro giorno in banco e fa... Sono 10 anni che non ho più l'influenza, è bloccato. 40 letto, ma l'hanno ingestato perché aveva l'influenza. L'intrazione, forse. L'intrazione sul letto. Fa quel gesto? Non si sa. Non bisogna mai dirlo, guarda. Ma non bisogna mai dirlo. Per un motivo, sì, però. Cioè? Perché io sono convinto che le vitamine, prendendo le vitamine tutti i giorni, che la vitamina complesso, C. Sì. La vitamina ti aiuta, ti fa fare. Cioè ti fa un altro scoop. Intanto segnavano però loro parlavano. C'era il dottor Bagatta. Prima di andare su facendo ancora i complimenti a Gianluca Rossi, siamo stati i primi in assoluti a portare in assoluti le sbaglia tutte a una telecamera per un'intervista, ma anche davanti ai taccuini Massimo Moratti. Rossi è stato davvero bravissimo. Rossi mi ha anche raccontato che Moratti è andato giù nella stanza del presidente possesso subito di questa sua nuova ufficio. Nuovo ufficio? Ma c'è l'ufficio del presidente. Quindi complimenti a Moratti, auguri fortissimi a Moratti, complimenti a Pellegrini, tifoso non più dirigenti. E io dirigenti? Aveva dei problemi con le vocali finali. Questa oggi, vittoria di oggi del Cagliari sul Parma, secondo te, rilancia ancora la candidatura di un allenatore come Tabárez ai più alti livelli anche della stessa Inter? O no? Bella domanda. Sì. E non gli rispondono? Si risponde da solo, dice sì. Cosa? Sì, cosa? Ma come sì? Con chi parla? Sì. Allora facciamo subito un black pubblicitario, poi un black, non un break. Mandano un nero in onda. Credo, sì. Comunque fanno il grande black. Il grande Gatsby invece qui. Il bisteccone. Bisteccone, che oggi era Sanremo, osservatelo. vabbè. Un vestitino discreto. Ma dove l'ha preso? Al circo sto vestito. No, è il primo straccetto che ha trovato. Era il tendone di un circo. Ascoltiamolo. Vabbè, la venire ride. Gli ride in faccia, chissà perché. Si è vestito sobrio, lui anche lei, direi. Lei l'ha vestita il suo ginecologo, si può dire? Ormai. Risulto non ha con la valigia. Perché che tengo l'uncino e poso la valigia. La valigia. Lei giustamente ride. Sono tornato con la valigia. Vestito così. Come un mona. Te amo. Perché te amo? Te amo alla follia. Alla follia. Parla come sordi quando fa l'ubriaco. Esatto. Bisteccona mia riferita. Puoi dirmi qualsiasi cosa. Me la puoi dire qualsiasi cosa. Che cosa vuoi dirmi? Ti dirò, mi impresto l'anima con il cuore. Iglesias. Sono un pirata. Ed un signore. Ho fatto bene a dirlo perché non si capiva. Non ci credo. Che pudore. Che due attori. Ti prego. Ecco, che succede? Il momento della trasmissione più importante. Trasmissione per famiglie. Sta per crollare il letto, ti rispondo? Attenzione. Perché? Vabbè, ci sono 300 kg di bisteccone. Casca tutto. Sai cosa ti dico? Rispondi, per favore. Rispondi, per favore. Rischiano la vita.
Che cantante. Sei un pirata, un bistoccone. Lui comincia con i bacini. Però professionista nell'amore. Professionista nell'amore, guardate. Vediamo. Lui si butta a pecora. Conosce posizioni che nessun altro uomo ha mai immaginato. Bistoccone mio. Come? Buttanella di Venezia, l'ha detto. Cosa ha detto? Non sono sicuro, eh. Vabbè.